Perché il tempo ci sfugge, ma il segno del tempo rimane. È il verso forse più suggestivo della canzone Le Rane, della band toscana Baustelle, pubblicata nel 2010. È una canzone in cui il protagonista, ormai maturo, rievoca le imprese eroiche di un'infanzia selvaggia a caccia di rane, in uno stagno usato per l'irrigazione, in un confronto malinconico con la desolazione del presente, in cui la piscina di un agriturismo ha coperto le rane. Il tempo che scorre, o meglio che sfugge, il tempo soggettivo e il tempo oggettivo, in una parola il sentimento del tempo, è un tema che ha una lunghissima tradizione filosofica e letteraria alle spalle, da Aristotele, filosofo greco del IV secolo a.C., ad Agostino, filosofo e padre della Chiesa, vissuto tra il IV e il V secolo d.C. Gli antichi, ben prima dei moderni, hanno capito che l'uomo, tra tutte le creature viventi, è l'unico ad avere consapevolezza del tempo che scorre e a progettare il tempo della propria esistenza, mettendo in relazione passato, presente e futuro. Nel percorso dal titolo Fugit invida aetas, il sentimento del tempo in Orazio, Seneca e Agostino, analizzeremo gli aspetti essenziali della meditazione sul problema del tempo in alcune opere dei tre autori citati. Partiremo da Orazio, una delle voci poetiche di spicco del famoso circolo di Mecenate, vissuto nel primo secolo a.C., e autore della famosa ode che contiene l'invito divenuto ormai proverbiale a carpere, a cogliere il diem, il giorno, confidando il meno possibile nel domani. Proseguiremo con Seneca, filosofo nativo di Cordova in Spagna e vissuto tra il Principato di Augusto e quello di Nerone, un autore che con i suoi scritti filosofici ha di fatto inventato il linguaggio dell'interiorità, parlando della sua vita e offrendo di sé l'immagine del saggio alla ricerca quotidiana del vero. Concluderemo con Agostino, filosofo e padre della Chiesa, nato a Tagaste, una cittadina dell'Africa settentrionale nel 395 d.C. e morto nel 430 d.C., un anno dopo l'invasione dell'Africa romana da parte dei Vandali. Agostino è stato uno degli ultimi testimoni del mondo antico. Il suo pensiero costituisce un ponte imprescindibile fra l'eredità filosofico-esistenziale dei classici antichi e la cultura medievale.